Oggi non mi sento granché bene. Ho forse anche un po' di febbre, però dovrei allenarmi. Vado a correre oppure no? Bentornati. È stato ormai dimostrato che una moderata attività fisica funziona da booster del nostro sistema immunitario, ossia da stimolatore del sistema immunitario stesso. Camminare, andare in bicicletta o correre per 30-45 minuti può più che dimezzare il rischio di sviluppare influenza e malattie da raffreddamento. In che modo? Aumentando la circolazione all'interno del nostro organismo delle cellule protettive del sistema immunitario. Ma quando siamo ammalati? È utile fare dell'esercizio fisico? David Niemann dello Human Research Lab of Appalachian State University ha dimostrato che una moderata attività fisica non riduce né la sintomatologia né la durata delle malattie da raffreddamento, soprattutto se sono malattie che hanno una sintomatologia che si estrinseca dal collo in su, quindi con il raffreddore, per capirci. E che cosa succede addirittura se invece abbiamo febbre? Beh, a quel punto, se da una parte la moderata attività fisica può essere protettiva, quindi come prevenzione per evitare di ammalarci, in caso di febbre può essere deleteria. Questo perché? Perché il nostro sistema immunitario già sta combattendo fortemente contro evidentemente un'infezione e un'attività fisica, soprattutto anche se non moderata, può essere un vero e proprio stress, uno shock per il nostro fisico, quindi può rallentare la capacità di guarigione perché non riuscirà a concentrarsi totalmente su quello che è il debellare la malattia stessa. Quindi come comportarsi in caso si abbia la febbre? Perché questo è un tema molto dibattuto, c'è sempre stato chi ha asserito che quando ci si sente male bisogna fare attività fisica. Attualmente le linee guida sono di astenersi per una settimana dall'attività fisica dal momento che la febbre è finita, quindi finisce la febbre, dobbiamo fermarci per una settimana. Dopo una settimana ricominciare moderatamente a fare dell'attività fisica e se alla fine della seconda settimana ci sentiremo in forze, potremmo riprendere con la stessa intensità di quando l'abbiamo lasciata.